Allora, oggi è il 30 di agosto, siamo qua a Camponi con i tecnici e l'impresa che dovrebbe ristrutturare la pista di atletica, rifarla completamente. Abbiamo notizia che la pista probabilmente rimarrà chiusa, anzi sicuramente rimarrà chiusa fino a fine dell'anno. Noi come Comense purtroppo dobbiamo spostare circa 100 atleti in altre località. Stiamo verificando l'opportunità di andare a Cantù piuttosto che a Chiasso. Vero è che ci mette in grossa difficoltà perché avere dei bambini da spostare in Ecco, altro luogo. quanti atleti avete, Allora, Presidente, voi? in realtà abbiamo tra gli 80 e i 100, peraltro un numero di atleti che va dagli 8 ai 14 anni, per cui di difficile gestione anche burocratica nel portarla in giro, nel far spostare un bambino che è abituato a venire al Campo Coni, che è il campo della città. Allungare i tempi di percorrenza, quindi andare fino a Cantù, dove peraltro esistono altre realtà di atletica dove io non vorrei sconfinare per andare a rompere le classiche uova nel paniere, perché ognuno ha la sua geografia, la sua Quindi geolocalizzazione. è Quindi una incrocio le dita, apro il rosario e vediamo cosa può succedere. Nella realtà una soluzione devo trovarla entro questa settimana, che sia Cantù o che sia Chiasso, i ragazzi devono fare attività in qualche modo. Al limite, nel peggiore delle ipotesi, e non la guardo neanche, cioè la guardo sperando che non accada, sospendiamo l'attività fino al 1º gennaio, data di riapertura del campo pony di atletica. Perché la Comense purtroppo ha degli atleti in un'età in cui è difficile gestire la localizzazione.